Siamo arrivati alla finale della Coppa Italia di Serie A2, l'ultimo step riguarda Tortona e Ravenna che hanno meritatamente raggiunto questa finale qui a Iesi al Palatriccoli. Stefano, le due squadre che probabilmente hanno mostrato la pallacanestro migliore in questo weekend marchigiano. Sì, sicuramente sì, è una finale meritata da entrambe, direi, per quanto è stato espresso in questi due giorni che ovviamente culminano con la finale di oggi. Per certi versi questa finale è arrivata in modo opposto, perché Tortona ha superato i 90 punti sia contro Trieste sia contro Biella, Ravenna ne ha sempre concessi meno di 65, prima a Casale e poi la Fortitudo. Quindi diciamo che si potrebbe riassumerla nel miglior attacco contro la miglior difesa, in realtà c'è tanto di più, c'è un collettivo che sta funzionando benissimo su entrambe le parti, ci sono due allenatori giovani che però stanno dimostrando davvero non solo in queste Final Eight di avere delle grandi qualità e di poter che questo possa essere un trampolino di lancio anche per le loro carriere, e ci sono anche dei singoli interessanti sia fra gli italiani che fra gli stranieri, due nomi su tutti, Raivon Terrace per Ravenna e Sorokas per Tortona. Proviamo a ipotizzare quelli che possono essere le chiavi della finale. Probabilmente la mia idea è che Ravenna possa avere qualche arma in più sotto le planche, penso a Grant, ma anche a Chiumenti, lo stesso Raschi, e probabilmente Tortona potrebbe giocarsi le sue carte con gli esterni. È un'ipotesi valida o vedi altre chiavi di lettura su questo match? Ma sicuramente questa è una chiave interessante. Tortona ha un potenziale sugli esterni veramente esplosivo, soprattutto da quando ha inserito anche Ali Begovic. Ieri hanno segnato 48 punti all'intervallo lungo senza nessun punto da Spangler e Johnson, quindi questo insomma lascia intuire quello che è il potenziale offensivo della Bertram, che ieri poi in realtà ha ricavato tanto dai propri lunghi, soprattutto dall'arco, perché Garri prima e Quaglia poi hanno colpito a ripetizione dalla lunga distanza. È chiaro che se questa cosa dovesse ripetersi anche oggi, la squadra piemontese avrebbe delle grandi possibilità. Ravenna dal canto suo, a me ripeto, ha colpito tantissimo per l'intensità difensiva, ma anche lei in attacco ha tanti protagonisti importanti a cui attingere. Abbiamo tutti negli occhi, direi, l'ultimo quarto di Giachetti ieri, che dopo aver smazzato 7 assist nei primi 30 minuti alla fine si è messo in proprio, segnando 14 punti negli ultimi 10 minuti, ed un giocatore di questa esperienza che comunque ha calcato dei palcoscenici molto importanti, molto più importanti anche di questo nella sua carriera, forse potrebbe essere anche un'arma in più che Ravenna può avere rispetto a Tortona. E allora non ci resta che fare il countdown verso le ore 20 in cui si alzerà la palla 2 tra Tortona e Ravenna. Sicuramente per quello che abbiamo visto in questi due giorni lo spettacolo non mancherà, quindi posizionate gli orologi alle ore 20. La partita sarà trasmessa in diretta su Sport Italia, sarà visibile per tutti gli abbonati sul canale LNP TV. Tutti gli aggiornamenti naturalmente li troverete sulla nostra pagina Facebook con il commento di fine quarto, e a fine partita naturalmente tutte le immagini, la sala stampa, i festeggiamenti qui dal Palatriccoli e quello che è il racconto scritto anche per chi ama leggere il report della partita da parte di Stefano Blois. Quindi buona pallacanestro a tutti e a tra poco con la finale tra Tortona e Ravenna. Grazie Stefano. Grazie a voi.